Collezionista di corpi. Il veggente ungherese a cura di VB. Per potersi muovere più liberamente, mio padre prendeva in prestito un'auto da un amico noleggiatore e scorrazzava per la città e dintorni con l'amante del momento. Una volta mi venne a prendere a Piazza Esedra, dove il sabato mi dava l'appuntamento per andare al cinema, con una ragazza dalle gote rosse, che mi regalò una mappa dei ristoranti nei castelli, Genzano e Marino. Poi la ragazza andò via dopo aver preso a schiaffi mio padre. Mia madre obbligava mio padre a uscire con me almeno il sabato, usandomi come un giavellotto contro i tradimenti del marito. Adesso mi rendo conto che quel periodo della vita di mio padre fu una preparazione necessaria a ciò che sarebbe accaduto poi. Tutto era già scritto. Già, ma scritto da chi? Dalla limitazione che mio padre aveva nel considerare le donne. Limitazione che, quando divenni più grande, mi impose di chiamarlo collezionista di corpi.